Che bello ritrovarsi in un, in un teatro, su un palco, tutte cose che erano normali fino a qualche tempo fa, adesso lo sono molto di meno, ma sembra che si stia ricominciando, speriamo, ma soprattutto che bello trovarsi con della gente davanti, seduta in platea, <ride> e in rappresentanza di, così, simbolica di, di pubblici più grandi che speriamo... Torneranno adesso da, da adesso in poi a, a vedere il teatro, a vedere il cinema, a vedere la musica. E, e che bello anche avere l'onore questa sera di, di ospitare qui sul palco dell'Officina dell Pasolini un'artista straordinaria come Michela Girò. Ciao, buonasera. Si accomodi. Mi accomodo. Un'artista straordinaria stavi parlando di, di me? Non so, sì, direi di sì Allora Mi berrò molta perché ho commesso il grave errore di mangiare la pizza a boscaiola Prima <ride> no, di, sai, no, sì. insalata, no? Io pizza a boscaiola La cosa Quindi, bella è che non è una battuta, l'ho vista no, è Io ho fatto, quando ho aperto ho detto, ma sicuro, proprio quella con la salsiccia Sì, che... mi fa, ah, la salsiccia, ah, ho fatto sì, io sì. me la sono mangiata tutta <ride> Allora, no, benvenuto, dicevo, stavo, non so se sentivi, no, come anche il fatto di trovarsi su un palco di fronte a, a un pubblico, è una cosa, un tempo normale. Guarda, io sto oggi, dissimulando un infarto. Eh sì, sì, no, ma devo dire anche io, <ride> avuto un, come dire un'emozione tra l'altro tu ci tornerai tra poco oddio <ride> ma sei impazzito ma comincia così S sì, ma sì. io mi sento male. con una notiziola sì. io, io ci tornerò tra poco il 30 giugno a Milano con il mio spettacolo La Verità, nient'altro la Verità lo giuro, spettacolo in costruzione e, che sarà ecco, il 30 giugno al Magnolia, il 14 luglio a Roma e poi il 15 a Nichelino, provincia di Torino e non chiedetemi le altre date, perché ancora non le so a memoria. Il mio ufficio stampa a, a, a mi odierà. Nichelino. Nichelino, Nichelino, Torino. torino esatto. Torino. Allora, esatto. ovvio che a Villata saremo tutti là sotto, insomma. Su eh, questo, ragazzi, no? all'aperto, guardate eh. che meraviglia. Pensate già già l'idea proprio no? di poter vedere uno spettacolo all'aperto con lei. Allora, eh, se sei, sei. No, non vedi l'ora, dai, se ci sarà un po' danza. Immagina. Guarda, io non vedo l'ora da un lato, però dall'altro. Cioè, confrontarmi di fronte a un pubblico più numeroso, ma non meno bello di questo. <ride> e veramente sarà. Si dice così: vi amo tutti. Non sarà mai come voi questa sera. Però insomma, sarà, insomma, sarà particolare. E perché io temo insomma di andare là e fare buonasera, poi posare e uscire direttamente. <ride> cioè Poi fine però, insomma, sì, perché l'abbiamo pensato, l'abbiamo immaginato tante volte, capito, di farlo. Ci Nuovo, siamo. Sogna proprio Ma dai, stasera speriamo che sia anche augurale per questo, no? È una, una cosa no? che. che ti aiuterà già cioè esatto. a entrare un po' e nella e non mangerò atmosfera. la boscaiola. <ride> esatto, perché <ride> c'hai come la valla <ride> so, in bocca, sì, no? Dario Fo diceva non mangiare la finocchiona per entrare in scena? Io no, questo non me la ricordavo, sì, la lui, lui mangiò questo etto di finocchiona a Firenze per entrare in scena e stato tutto il tempo... Oh. Cioè, questa è la mia massima imitazione di Dario. Po' capito? invece penso a Sanremo: ehm, la, 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 la Oriettona, aurettona Berti ci confidava che il trucco per avere la voce proprio perfetta è mangiare un peperoncino prima di andare in scena. Ma stai scherzando? Giù l'ha detto, cioè, davanti ma poi se c'è due occhi così, capito? <ride> sì, infatti, eh, se sì vuole sì, sì, l'ha detto, detto davanti a testimoni. Tutte le volte lei si mangia un intero peperoncino. Intero? Sì, senza così. masticarlo, senza masticarlo. Ti mastica voga. Esatto, ah, va bene, no? ok, ok. Allora, dunque, io non so se sei pronta per questo, ma eh, noi sappiamo tutto di. Per quello che sto per chiederti, sappiamo tutto di Michele, ovviamente. Voi che siete qui, sapete tutto. Però, quando ci siamo conosciuti, lei così un po' spontaneamente mi ha fatto una, una sua autobiografia che era che è molto divertente molto sintetica io vorrei chiederti se è possibile di, di riavere qui quella mini autobiografia ah, che hai fatto che bello quelle cose divertenti che non sai come hai fatto e poi ti chiedo di fa. ah non era un numerino allora, preparato no 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 ah, no l'hai fatto il <ride> ah, no, no, numero dei coltelli quello arriva dopo okay. No, no allora dai ci, ci riprovo eh. dai, allora vai. Eh, ciao a tutti, sono Michela Giro, non sono Megan Trainor, neanche Miramlione quando arrivo a casa. Nasco nel 1987, cresco in questo quartiere borghese che è quello eh, appunto di Balduina nei pressi di Roma Nord. Eh, io nasco da questa ca famiglia cattolico militare, quindi il credo della mia famiglia è ansia, pentimento e tensione, in questa ansia pensamento e tensione diciamo che io ho un caso di disabilità in famiglia che un po' sconvolge questa cosa, gli equilibri, no? E quindi a un certo punto divento una bambina ribelle, tale che la mia maestra elementare dice, eh, Michela che le peggiori masch, tentano di correggermi in tutti i modi, con la danza classica, tipo arancia meccanica modello riducativo, niente da fare faccio il liceo classico, il liceo classico al mamiani soffro, e poi all'università soffro. Soffro meno, ma faccio sempre mi laureo in storia dell'arte in maniera sofferta. Dopodiché, a un certo punto, in, una, um, in un viaggio di istruzione con la sapienza, perché lì io dovevo farà qualsiasi cosa, quindi i viaggi, i biglietti erano gratuiti, ma anche se erano argomenti di cui a me mi fregavano la mazza, andavo sempre perché erano pagati. Quindi vado lì in questo, in questo fantastico viaggio a Salonicco, dove studiavamo le chiese di architettura bizantina, del quale io sono veramente interessata, che non

Faccio questo monologo parlando di questa chiesa, ma non so nulla della chiesa e quindi improvviso della stand-up comedy su, su questa chiesa del, del povero imperatore Alessio III che avrà fatto delle cose che io ancora continuo a non sapere. Dopodiché a un certo punto mi dicono ma perché fai teatro? Mm, Beh, basta, non lo so, inizio teatro, la mia vita cambia per sempre, classica storia, e mi laureo in storia dell'arte, finisco la mia laurea, mi diplomo come attrice, accompagno una mia amica al provino di... Colorato, prendono me e da lì inizia la mia carriera artistica. Questa è la mia storia, eh? che dire? Io secondo me lavorandoci un po' potrebbe essere un numerino. Potrebbe essere, eh? guarda, provare di streaming così. L'autobiografia esatto, me, hai, hai messo qualcosa che hai cambiato un po'. Rispetto, infatti, è la prova che non ah, è un numero priorato, perché che è, è un po' diversa. Allora, Avi aggiunto qualche cosa che ti diceva tuo padre, tua padre, quando proprio per scoraggiarti sempre, qualsiasi cosa? Quello era anche molto divertente. Sì, che anche praticamente i miei genitori hanno. Eh, cioè ci sono molti genitori. Borghesi. No? Di un... Io lo dico insomma senza vergogna, perché sembra sempre che quando fai questo mestiere devi sempre provenire da, da, da umili origini, anche se, se non le hai. La magari, borgata. La... No, sì, sì. Ma non è un problema. Però se uno cioè. è, non, non lo è, perché deve fingersi qualcosa che non è? Io sono sempre contro la finzione. E, e quindi mio padre e i miei genitori non, sono, non si sono mai opposti in una maniera. Loro l'hanno fatto proprio con un disinteresse, cioè come dire. Vabbè, cioè a un certo punto <ride> mi guardavano, lo dico sempre come se fossi una caraffa parlante, perché a un certo punto io ti dico, mamma guarda, io non c'è stato quel momento, sai, quello che racconta sordi, che dice, vabbè, ah, voglio fare l'attore, no, io ho detto, ma io sai, mi hanno preso a Colorado e loro... Eh, ba, eh, ma <ride> lì dobbia. dovrei scendere a compromessi. No, mi hanno già preso, non c'è stato. <ride> Devo Poi farlo fa, farlo sì, capito? Farlo. E quindi io dico sempre che mia madre guarda mio padre, fa il freddo, la caraffa sta parlando. Perché stavo dicendo che volevo un po' fare questo mestiere, che non era quello per cui loro poveracci avevano tirato fuori una fracca dei soldi <ride> per sei anni e quale sarebbe stato poi la storica dell'arte la storica cioè. dell'arte però io insomma comunque tutto il bene io li prendo sempre in giro i miei genitori però se ho un mio figlio gli do i soldi per fargli studiare la roba poi si sveglia e vuole far pagliaccio a dir parolacce sul palco io do un pizzone eh, <ride> e, capisci e invece <ride> fortunatamente tutto sommato non me l'hanno io mi sono molto impegnata però e quindi sono andata avanti scusa curiosità proprio di questa laurea in storia dell'arte in particolare la tesi su che cos'era cioè ah, qual era grazie Prego. grazie per questa che domanda che me lo chiedi. Allora, Nessuno questo? Eh? Eh? Non te lo chiedo? No, nessuno. lo sai che ti giuro mi fanno sempre delle domande assurde. Tipo una volta c'è una di una casa editrice che non posso dire, mi fa, ciao ti facciamo un'intervista. Sì, ok. Mi ha chiesto Sero se contro il femminismo, contro gli uomini, contro le donne. Oh, Gesù. Cosa pensavo della battaglia MeToo? Cioè A un certo punto gli ho detto: Te prego, mi vuoi chiedere, <ride> mi vuoi chiedere anche Israele qualcosa, Palestina? Cioè, lo so. cioè, ma qualcosa di me così no, è passato, no. esatto. E guarda, la tesi era su eh, Le nozze di Alessandro Magno e Rossane del pittore Sodoma alla Farnesina. Cioè io mi sono specializzata e amo molto la storia dell'arte del Cinquecento. I primi anni del Cinquecento, quindi parliamo appunto del Sodoma, un pittore senese, però era a bottega con Raffaello, Michelangelo, insomma. Che bello, eh, molto, sì. molto come dire, eh, specifica, cioè non sì. una cosa di. Perché io avevo poco una passione conosciuto. una no. passione che hanno tutti i ragazzi di eh, 26 anni che praticamente la, cioè, la letteratura greca e latina applicata alla storia dell'arte. Cioè una di quelle cose che o l'ami o ti ammazzi. Sì, Quindi direi, invece direi. io l'amavo molto, sì, sì, <ride> lo sai, tutti quanti, no, Ma studiamo a Catullo e andiamo a vedere tutte le proposizioni. Senti, la prima volta che ti sei trovata poi a un certo punto davanti a un pubblico è stato in televisione o in un teatro? Ma la prima prima volta fare, della mia fare... vita, secondo sì. te? La prima volta della mia vita sono state, stato il, il mio saggio delle elementari, che ancora me lo ricordo, sai? Sì, mi ricordo la mia prima battuta. <ride> Così, cioè, sì, ti sì. ricordi le elementari? Ti giuro, praticamente c'era cioè, la, saggio... la mia maestra, sì. la maestra Tartaglia, che lei voleva, non vo cioè non so se. Non dico niente, e, e, ciao maestra Tartaglia. <ride> eh, no, perché non lo so, tipo, sai, uno dice quelle cose. E, e lei voleva fare, ha fatto questo saggio ambizioso <ride> su tutte le epoche della storia del mondo, quindi c'era paleolitico, antica Grecia, antica All Roma, alle ah, elementari. Ah, io lo si molto perché io volevo fare Afrodite, che era la più bella della classe, e lei la diede a Giorgia Ruffo, e io invece feci Diana... Allora ti ricordi pure il colore? Sì, io mi ricordo eh, che saluto Giorgia Ruffo, tu hai avuto Afrodite, e io invece feci Diana, che è quella un po' più... Eh, Quella un po' più LGBT qui e diciamo che praticamente no una battuta, ragazzi, oh, aiuto. Quindi, diciamo, sì, un, po sì, un po' le, le amazzoni Sì, e diciamo che io la prima, lei per farci fare la, la, la insomma, la, la, la parte della preistoria, ci aveva vestita tutti quanti con dei sacchi dell'immondizia. Cioè, All'uomo primitivo. Sì, gli uomini era, primitivi. Sì. Io salgo sul palco e faccio, è l'alba del paleolitico un milione di anni fa, dalla foresta sbucano delle strane figure. E poi c'erano i miei compagni che facevano un D nell'età della pietra, quel tempo lontano che fu... Na 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 na, un bambino di nome Cucù ed era questa storia di questo bambino del paleolitico che insomma poi si faceva Sono, male è, è molto avvincente Sì, che vera. botta ragazzi, che botta... Ma per no, tre Ah, ma pure sì. il testo ti ricordi certo, tutto. per tre giorni cucuzzo, picò, tutto. Cioè avevo sei anni, cosa che mi ricordo. Io dei copioni mi devi ammazzare per fare imparare le cose. Cucu, Questo tutto, tutto, tutto perfetto. Tutto. Quindi quella era la prima esibizione. E ti piacque? Cioè eh, è una cosa lì per lì oppure era solo eh, così, paura, Anzi, Oppure invece ti era un po' piaciuto esibirti? Guarda, a me piaceva, però noi bambini degli anni 90 sognare era vietato, forbidden, perché praticamente... <ride> e c'avevamo questo incubo di bravo bravissimo, che erano questi bambini, tipo <ride> che mazza che bravo. bravo eh no, dai, la trasmissione con ah, con, con buongiorno che c'erano ah, i piccoli okay, okay, talenti sì. nani che Facevano delle cose incredibili. <ride> quelli che adesso non sappiamo dove sono, forse sotto Ponte Duca d'Aosta non lo sappiamo, però cioè, veramente. Io non si cavo perché dicevo: Mamma, ma anche io voglio fare questo. Mi fai, No, tu sei già grande, ma io ho sette anni. No, perché per loro indirizzarci verso una carriera artistica significava fare la fine di Michael Jackson certo. perché tu rinunciavi completamente a tutta la tua alla storia, tua vita, alla scuola la carriera artistica certo. è stata violentemente repressa. Per me e per tutti i miei coetanei. guarda te ti piacque, però poi certo. se ne è parlato molto dopo. Molto sì, ma devo aspettare vent'anni eh, certo, per, per certo. capire. Certo. Invece, c'è stato un momento in cui hai detto: Se può fare, ce la posso fare. Può diventare un mestiere, la mia vita, insomma, può, può essere quella la mia vita. C'è stato un momento in cui sì, il momento hai fatto in cui questo ho scatto detto... mentale e dire: Ok, eh, guarda quando mi hanno preso a Colorado. Quando mi hanno preso a Colorado perché nel momento in cui tu riesci a fare qualcosa che ami e sei pagato, diventa un mestiere. Era, ti ricordi, ti hanno fatto un provino o ti hanno preso così? Guarda, Oppure io ho solo fatto quattro provini per Colorado, io non me lo scorderò mai. C'era Dario Viola che a un certo punto è la prima persona che mi ha fatto entrare nel mondo dello spettacolo. Che a un certo punto io faccio questo provino e mi fa: eh, vabbè, Ma noi non ti possiamo prendere. Dico, vabbè, Dario, allora arrivederci. Poi a un certo punto mi ricordo dovevo andare in ufficio. Alle 8 del mattino mi manda un messaggio e mi fa: Quanti pezzi hai? Quanto ci metti a scriverli? Io ne avevo uno. Quindi mi hanno chiamato, mi hanno chiamato, mi hanno fatto fare questo stesso pezzo un sacco di volte. Arrivo alla Salumeria della Musica con Diego Abbadantuono. E poi da lì, insomma. Che era già famoso, non doveva fare il Provino anche lui. No, Diego Abbadantuono no. era già conosciuto. Eh... Sì, e sì. Che... Mi pare già ci avesse Nostra, <ride> esatto. <ride> sì, qualcosa del sì. genere. Senti, ma ti ricordi pure il Provino? Che ti ricordi Come no, il monologo sembra... sull'Ansia. Ah. Come no, certo. Che hai scritto tutto da sola. L'ho scritto io. Ed è stata praticamente. Ma c'è un, un, un cane? Allora, un fischio. C'è un fischio, che sta. Allora, male. no, ancora più curioso, nel momento in cui stavo per dire, abbiamo con noi. Cioè, prima di iniziare a dire che bello il teatro. C'è, cioè, te lo sento proprio come delle galline, delle oche, non so, prima. ma c'è una fattoria qua vicino. E credo perché è questo... è un posto rupestre. Sì, perché qua questo non so, è un. Questo è un Dio non me ne parla che pa paura. Questo è un gabbiano, così Comunque tenero. posso dirti Strano. una cosa, Gino: sta città non è più nostra. Eh? No, Io te ho detto, sono. ormai siamo sull'orlo del baratro, E tutto vero, in mano vero, a loro. Vero. Loro sì. hanno tutto, loro i bar, i ristoranti, i sì, racket. Sì, sì. Ormai. Non allora è più. scusa, solo un piccolo aneddoto, giuro, è successo tra l'altro 3-4 anni fa, a un certo punto ho oh, il grande piacere di intervistare Tiziano Ferro Scusa questo piccolo eh. raccontino. Com'è? Duro, masso, grosso! Eh, lui, e, e mi riceve, mi riceve a Lilton, c'era un bar che stava un po' d'angolo, proprio con una finestra, a un certo punto c'era un portacenere sul davanzale, cominciamo a chiacchierare, a un certo punto arriva un gabbiano, prende il portacenere nel becco, il camioniere fa, No, non vi preoccupate, lo fa tutti i giorni, e se lo porta via, io... Con La mascella come sarebbe, no, 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 tutto a posto. È, è un gabbiano strano che gli piacciono i portaceneri. Giuro, su beh, spero che... che non gli piacciono anche Gino Castaldo eh, no. perché è la prossima volta no, che no, se va. No, volta. no, lui ha capito. persona che se n'è andato. Una scena, su, scusa la digressione, no, gabbiani, no, no. Fanno i portaceneri. Sono meno carini quando squartano i ratti Madonna, in mezzo ragazzi, a sì. eh, Piazza di Spagna, fanno anche quello. Sì, sì. Mamma mia, sì, sì l'ho visto ah, giorni fa una scena così, Salute, eh, terrificante. Quindi diciamo, il momento quindi, è stato una, così, come, quindi non hai fatto un'esperienza eh, un teatrale prima di arrivare? Guarda, sì, io sono diplomata come attrice presso Teatro Azione, però poi a un certo punto ho incontrato, eh, io ho avuto una folgorazione perché ho visto, io sono vabbè, compagna di scuola di Edoardo Ferrario, quindi lui venne preso a un 2-3 stelle. A un certo punto dico: fammi vedere, a un certo punto vedo sto nano. Che fa? I soldi, ve li ricordate i soldi? Quelli che avevate prima, che ti davano il resto, ma un po' meno. Dico: Ma chi è questo? Saverio Raimondo. Io gli esco <ride> di testa, impazzisco e dico: Io voglio sapere tutto di questa persona. Vado praticamente, lui fa questo corso. Mi ricordo, insomma, vado a questo corso e mi presento in una maniera ignominosa dicendo, sai, io faccio ridere con degli status Facebook. Lui tipo mi ha guardato come, non so, come mm, si, si può guardare la morte. Mi ha fatto tipo... Orrore, or or sì. però, quindi praticamente ha preferito a me una ragazza. Ora non so che fine abbia fatto, che aveva avuto l'idea, devo dire, geniale di eh, scrivere il suo numero di telefono su un assorbente. E lui ha detto: Ti voglio all'appio caffè? Io ho rosicato come un pitone. Ha detto: No, io voglio l'attenzione di Saverio. Quindi mi sono ripresentata a questo corso e, e mi ci sono ripresentata con un personaggio non con il monologo un corso dove lui insegnava comicità esatto dove lui insegnava di, stand up comedy anche. Che successe? Che io però, il momento in cui veramente ho fallito, perché io sono andata con questo personaggio, che era il personaggio di una di Roma Nord che si chiamava Claudia, che iniziava così, so Claudia, praticamente io sono andata a fare questo eh, festival di cabaret nelle Marche, dove io ho fallito completamente, perché figura di fa delle battute sul circolo della niene, a delle, della gente che frequentava il circolo delle bocce d'Ancona, quindi io torno, per noi è stata un'esperienza... No, ma sai quelle cose imbarazzanti che a un certo punto c'erano gli organizzatori che mi guardano e fanno... Alla prossima! Cioè eh, quella roba oh, che proprio... Ges no, ho detto oh, Gesù eh, mio. No. Il, il gelo più totale, io torno la mattina piangendo, salgo sul po' e faccio: Non sapete che mi è successo? Questo, questo, quest'altro. E allora poi fa. Ecco qui il tuo primo pezzo di stand up comedy, facevi cagare con quel personaggio, adesso farà di te una star. Quindi, praticamente, so vederli ho iniziato a fare stand up. Quindi, sì, lo consideri, questo lo sapevo un po'. consideri lui un è po' una maestro. Il maestro. Sì, sì. È curioso pensare a Saverio come un Maestro, però insomma, eh, no, però è, è, eh. per, per il tipo, per le cose che sì, fa, sì. per la sua irriverenza, perché lui insomma. Però non è, è, molto, questa... tecnico, è molto, paziente, molto tecnico, è molto paziente, è molto bravo. Però, io certo. meno, io ho fatto un, recentemente un corso, sembrava veramente so, drive. cioè uno se n'è andato, un appianto. <ride> cioè, perché? Perché, perché io, purtroppo, è un mio limite, non ho pazienza nell'insegnare. Non era il caso di questo corso, però mi capitava delle volte. Che ci fossero dei miei amici no? che mi dessero le battute e fossero per me inconcepibile, ma un mio limite, eh, che una persona non riesca a riprodurre delle frasi come le diresti nella vita reale. Quindi quando qualcuno mi dà una battuta del tipo: Ciao, come stai? Sono felice, io faccio cosa. Ma ah, tu sei impazzito! Ma io ti levo la pelle, cioè io proprio lo, no, non ho pazienza. E quindi invece Saverio questa ce l'ha. Senti, com la, come si può definire nel tuo lavoro il rapporto con l'improvvisazione? È un rapporto tranquillo, succede. In realtà hai bisogno in realtà, di sapere tutto, quanto ti puoi concedere di. Insomma, mi piacerebbe scoprire. Uh, in musica c ha, c ha, c ha delle sue mm -hmm. modalità l'improvvisazione eh, come dice Costanzo. per esempio uh, ma in realtà c'è anche nella musica classica c'è anche nel rap invece in realtà perché mm -hmm. per esempio il freestyle il rap io dico il rap non lo diceva sì. mai buongiorno io italianizzo tutte le parole in inglesi il rap è, giusto, è un vezzo sono... scusa lo so no io sono d'accordo no. però lo fa il rap nel rap <ride> fanno eh, improvviso non è come cioè, ci, sono, ci sono diverse scuole c'è quelli che invece reggiano lo rifiutano um, e in oh, teatro sai, comunque intanto... nel tuo lavoro uh, de dello stand up insomma che cos'è l'improvvisazione quanto te ne puoi concedere ma allora secondo me allora io sono una maniaca del controllo ansiosa ma penso che questo insomma si sia capito sì, ma anche abbastanza. dei difetti e mh, diciamo che eh, per me per quanto riguarda la stand up eh, nulla può essere fatto se non è scritto cioè nel senso che la stand-up è un lavoro di scrittura, è un lavoro che comunque afferisce a tutta la parte, eh, diciamo, oltremanica e transoceanica della letteratura inglese americana. Quindi, dove lì le cose sono scritte, è tutto matematico e tutto studiato, nella misura in cui poi tu ti senti completamente a tuo agio. Quello volevo dire: in rapporto su quello che, che hai di strutturato, però c'è un margine di cui ci può essere. Mm, guarda, non sempre, dipende. Quando mi sto divertendo e mi sento tanto sicura di me, sì. Ti lancio. Mentre invece, le volte in cui mi diverto poco, mi attacco al testo, però quando non ti diverti lo sai, perché a un certo punto senti il gelo in sala e fai tutto okay. il pezzo il monologo così, guardando in basso, pensando alla morte e sperando che finisca. Che che finisca bene. Esatto. Okay. Quindi. Allora, adesso quindi, io, tutto che sta per me, era per dirti, adesso io eh, faccio un countdown, meno 5, 4, 3, 2, 1, e devi improvvisare per un minuto. Meno 5, 4, 3, 2, 1. <ride> buonasera, buonasera a tutti, no, mi alzo perché così ho meno ansia. <ride> Buonasera, sono Michela Giro, mamma mia ragazzi, che calore! Sembra la prima pagina di Libero. Eccoci qui, io e Giro Castaldo, un amico. Beh, io e Gino Castaldo ci siamo conosciuti, voi direte, nei peggiori bar di Caracas. Ma i peggiori bar di Caracas C hanno un cartello che ho scritto qui non posso entrare e ci siamo io e Gino Castaldo perché pensate quante ne abbiamo fatte io e Gino Castaldo. Il nostro, la nostra foto è qui dei peggiori bar di Caracas e in tutti quanti i centri psichiatrici perché tutti quanti, di, di, tutti quanti i pazienti che entrano nei centri psichiatrici dicono pensate voi entrate come Gino Castaldo e Michele Giro uscite come persone nuove. Faltà. Lo vedi? Lo vedi, Allora, se ci fosse un misuratore... Questa è la terapia, ma Esatto, no, ma se ci fosse un misuratore dell'odio di lei nei miei confronti che l'ha fatto zitto no, no, Scusa fatto che zatto. mi avvicino a questa cosa fai, 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 che è fai, certo, un chilometro. Capito, l'avete messa a Nettuno. È possibile. Scusate perché io poi tutto questo, la psicosi che non sopporto le gocce... Davvero? Eh, sì, tu lo sai che io. Pensa che io sono stata. <ride> <ride> sono stata. Eh, shop, di shop, sono tipo Woody Allen alla matriciana. Ho le mie cose. Praticamente calcola che. Eh, quando all'Argentina c'era questo spettacolo con Pippo Del Bono che beveva dell'acqua e poi con sdegno lo gettava, a un certo punto tutti concentrati. Io dall'alto, così io sono stata a fissare quelle tegole, tegole del teatro Argentina, mi stavo per buttare a volo d'angelo, cioè questa si ammazza. No, volevo pulire perché non sopportavo le gocce. Da, da, se, visto che ti ricordi così bene tutto, da dove nasce questa piccola fobia? c'è avuto guarda, un inizio, qualcuno che ha fatto che ne so no. non lo so sono delle no. cose ossessivo-compulsive che sfortunatamente non ho nell'ordine e nell'organizzazione perché potrebbe essere l'inizio di un film alla Hitchcock no? no la, gli la, uccelli la goccia, non me lo di non me lo le di le gocce che eh fanno. sì sì eh? pensa a come lavorare sono. con me quanto deve essere bello è <ride> praticamente come lavorare con Morgan ma senza la libida della droga perché cioè, <ride> questa, questa l'ha improvvisata no questa l'ho scritta però è una battuta, no, scritta, è una battuta scritta, lo dico eh. perché poi se no beh, io non ho i soldi Morgan tu <ride> sì c'è una lira se mi fai causa allora tu lo... questa scusa altra piccola questione Ci dovuto, un tempo fa sento per telefono Morgan bisogna convincere a fare un programma lui mi dice che stava andando nel suo modo rutilante che, che è un un genio però lui no eh. no no assolutamente che, che, che stanno andando a un banco per euro e <ride> Dico Morgan. Ma cioè... <ride> che ce devi fare No, no, vabbè, ma eh. questo poi si taglia, insomma, rimane. Sì, sì, sì. No, ah, no, no, perché lui è, no, non lo dice dai, anche vai, pubblicamente. Vedi. No, lui non vabbè. ha detto perché, però uno dice, a parte che non dai, si può, Morgan, Una Birkin, è una, birkin Hermes, una Birkin esatto, di Hermès, una esatto. Birkin di Hermès. Ok. Allora adesso come dire a compensare questa, questo bassissimo colpo che ho fatto per cui mi hai odiato a morte, invece io, io, vedo, io vedo un leggio lì, invece allora eh, era, eh, eravamo d'accordo che una cosa, questa sera lei la facesse, no? una cosa eh, preparata invece. È quella no, sì, pensa se non, fai... <ride> se, non... se non ridono mai la cosa preparata. Se non ridono mai la cosa preparata, senza il gelo, <ride> quando mi vieni a vedere, eh? no? Prima che tu entrassi, io mi sono messo d'accordo già con loro. Abbiamo fatto una piccola ah, Quindi okay. tranquilla. So. Quindi vado, vai, vai, ti va di farlo adesso, <ride> eh? Se che non mi immagina, <ride> vado. Allora mi sento un po' mo momento propaganda live. Eccoci qua. <ride> Allora, non non abbiamo qualcuno. Fa. Allora, gli uomini, no. Allora, i figli, figli. Figli, per fortuna non ne ho. Non potrei sopportare di avere in giro per casa una persona composta per metà di me e per metà del mio odio, che mi ripaga degli sforzi economici fatti per sostenerlo cagandosi addosso. Anche fino a 15 anni, che poi se ti va bene ti diventa il fondatore della tribute band dei Il Volo. E se ti va male ti guarda in faccia, appena inizia a puzzare, e ti dice: Ti odio, tu mi odi, ma ridammi i sordi. E poi si sa, i figli sono portatori di ansie. Starà bene? Starà male? Avrà fatto la cacca? Oddio, che mondo stiamo lasciando ai nostri figli. E non li fate, sti figli, che palle! Già la vita è piena di problemi. Ma chi ve costringe? A parte quei 40 parenti che vi dicono ma quando ce lo fai un figlio? Una coppia in Italia su sei ha detto che non li rifarebbe i figli perché comportano troppi sacrifici e poco tempo libero. Porelli non lo sapevano. E pensa quando gli diranno che la terra non è piatta, brido in sala. Però, Dai, in effetti ci sta che uno prenda sotto gamba l'impegno di fare figli. Dopo, non sapevo di essere incinta, un nuovo reality suoi genitori italiani. Non sapevo sarebbero stati cazzi. Ma non è sempre colpa di questi piccoli e teneri rompicoglioni se voi genitori non avete più tempo libero. Siete voi che state addosso a sti ragazzini 24 ore su 24. Non li mollate mai. E ci avete le telecamere, il baby monitor, i sensori del pannolino. Ma non è un figlio, è Totorino al 41 bis! Un chip nel pannolino che manda l'SMS per avvertirvi quando il bebè fa la cacca. E chi la fa più la cacca con quest'ansia? Signori, ma la cacca è una cosa seria, ci vuole concentrazione, privacy, creatività, estro. Io lo so, sono stata in barca una settimana con quattro persone e non l'ho fatta mai, mai! Mi volevano scaricare come una zavorra a caporna. Ma poi, genitori, perché volere un SMS dal pannolino? Ma come? Vi siete fatti una famiglia per non sentirvi soli e l'unica che vi messaggio è la cacca di vostro figlio oh, poi se vi serve uno stronzo che vi messaggia so' piena d'ex, eh? Buona questa, Gino. In sostanza il problema dei genitori moderni è questo. Sono diventati degli stalker dei loro figli e i bambini ormai non ne possono più. Sentite cosa dice la coppia più bella del mondo 2.0, Jessica Biel e Justin Timberlake. Durante la quarantena persino loro hanno ammesso che fare genitori 24 ore su 24 non è umano. Anche nostro figlio vorrebbe una pausa da noi, e lo credo bene. Oh e l'ha detto il figlio di Jessica Biel e Justin Timberlake. Cioè, pensate che direbbe vostro figlio che ha due genitori? Che fanno schifo? A peggiorare tutta questa pressione sui figli, c'è poi il tipico concetto di famiglia italiana, una mostruosità di cui ci vantiamo da millenni. Un incrocio tra il sacco di Roma e una puntata di paperissima, sangue, morte, distruzione, ma comunque vicine vicine. I genitori italiani ricattano i loro figli al grido di "Sei figlia, sei nata da me, questa era mia madre. In sintesi sono come... Sì, sì, i genitori sono come la camorra che dà i soldi a strozzo. I genitori ti danno la vita, ma la rivolgono a rate con un interesse del 300%. Infatti il prossimo bestseller di saviano sarà La Baranzi Mamma. I genitori poi si stupiscono se i figli, dopo anni e anni di questi ricatti morali, fuggono e vanno a vivere da soli, fenomeno che in Italia si verifica intorno ai 50 anni. A quel punto i genitori si trasformano in Morgan a Sanremo. Che succede? Come se non bastasse, in Italia genitori e figli possono spadroneggiare ovunque. Facciamo un esempio. Avete presente quando vi muore quella zia che non sapeva di avere e per festeggiare, per festeggiare spendete tutti quei 700 euro in una borsa di Witton? Arriva un bambino che inavvertitamente ci vomita sopra e i genitori minimizzano: Sì, ma sono bambini! Provate voi a vomitare sulla borsa di carpisa di una madre e dirle, eh, ma sono partita IVA a regime dei minimi. Non gliene frega una mazza a nessuno. Tanto tu non sei sposato, non hai figli, quindi a che cazzo servi? Perché tanto i singoli in Italia sono un po' come i curdi in Siria, non se li incula nessuno. Grazie, non sono più abituata. Io non sono più abituata, ragazzi. Mamma mia, eh. L'applauso, no, non sono più abituata eh, alle pause, so, so. all'ascolto. Eh, certo. Guarda, veramente è ah. È una prova, dai. perché... No, ma una eh, prova, è una eh, bella prova eh, perché contenta. Grazie. Allora, allora, ehm, questo farà parte dello spettacolo? No, che farai? Però. Magari no, così, forse ce lo rimetto metti, nel dubbio perché funziona. Sì, va, va bene. Allora, allora che... parliamo un po' di, delle tantissime cose che hai fatto. Allora ci sono delle cose in giro, fai delle interviste televisive anche a gente molto seria. però riesci a fare un po'. Per caso, stai dicendo è notte alta e sono sveglio? sempre so, tu il mio chiodo ufficio. Per esempio, <ride> sì, okay. esatto. Sì. E, ma tipo anche Saviano, uno come Saviano. Ma Saviano, è, guarda che in realtà è Saviano gioco, però, è una persona molto divertente. Eh. Sì, è vero. Ma lui è un po' la sindrome di Brunori, sono persone che sono figurate in una maniera. Seriosa, eh beh, certo, certo. ma in realtà non, dei cazzari mentre me, però, non lo possono far vedere. Ma no, ma non è vero, non lo posso far vedere. cioè loro fanno altro, però sì, poi sì, sì, perché no, Per esempio, nessuno... Brunori Dario è simpaticissima persona, è no, una grandissima simpatia, è sì, sì, molto spirituosa. Si abbiamo fatto un'intervista stupenda. Ah, no, non vi dire. voglio spoiler nulla, ma fa veramente con, ridere. con Dario. Con Brunori, si sì, fa morire. Lui beh, lui beh. è pazzesco. Si, sì, sì, è vero. Allora, ehm. Eh, tra le cose sta girando, c'è un film in questo momento, io ho fatto il bravo, me lo sono visto anche, tutto ah, quanto. Ah sì? Grazie, sì, ma L'ho visto su Prime. Sì, ma ho sì. uscito ieri, bravissimo. Sì. Fatto. Ma hai capito? <ride> ah, ieri proprio? Io l'ho visto ieri, ma non, neanche me ne ho reso conto che è uscito ieri. Va bene, sì, comunque l'ho visto. E dove tu fai... Eh, Quasi l'unica donna del film perché è una sì, storia è di: Anche di un... Barbara Gigherelli? Sì, che la sì, che fa? Sì, sì, sì. Però insomma tu sei. Allora, questo, questo è il cinema. Altro mondo! Quindi eh, lì allora, il rapporto è completamente diverso, cioè non, non è una roba che ti scrivi da sola, quindi è tutto un altro sì. mondo. E com'è com fare l'attrice invece, su un copione? Se qualcosa che non è tuo, che devi in cui allora, devi è faticoso. Eh, allora, diciamo, allora il film è eh, maschile singolare. singolare sì. Sono un sacco di nomi, io non me li ricordo. Se ti ricordi te. No, guarda, insomma. io non è io me li ricordo, ma loro si ricordano le facce, sicuramente dei protagonisti, sì. perché sono tra gli attori più bravi e più belli d'Italia. Cioè, il fantastico. protagonista che è Giancarlo Commare. Gian Marco Saurino, Lorenzo Adorni, eh, Carlo Calderone, Alberto Paradossi, Edoardo Valdarnini, appunto Barbara Chichiarelli e poi tanti, tanti altri. Allora, la storia è detta proprio in tre parole, quella di una... si comincia da, da una coppia di, di, di sposati, si lasciano, come succede anche alle, alle coppie etero ovviamente, da lì parte la ricerca di, di quello lasciato, di così cerca di se stesso, di, non so, ricostruisce il suo mondo e si libera anche di tante cose, tutto il suo percorso. Nel, in questo suo percorso la sua amica del cuore è, è lei, è Michela. Sono io e la mia prima battuta è ma che cosa ci volete? Ah, ora ci sono pure i divorzi gay? E che altro ci volete togliere etero? Eh? Mercoledì The Champions? Quindi questa è la battuta esatto. con cui esordisco. Ti dico, guarda, allora, eh, maschile singolare è un caso a sé perché si è creata una cosa che generalmente non in tutti i film si crea, cioè nel senso eh, è un film di amici con delle telecamere, cioè col fatto che avevamo più o meno chi più chi meno tutti la stessa età. Col si percepisce fatto, questo clima, sì, sì, col fatto che comunque eh, Giancarlo si è impegnato proprio a livello amicale a creare dei rapporti con ognuno di noi, a me proprio mh, non è, cioè nel senso... Se non mi sono casa, Io stesso. non mi sono accorta che stavo recitando. L'unica cosa che chiaramente... Le battute erano delle battute che a me facevano ridere e mi piacevano, però andavano proprio in una direzione e quindi il modo in cui era scritto mi rendeva più semplice le cose da dire. Per me, ti dico, essendo abituata a farmi tutto da me, cioè nel senso eh, una sorta di Arturo Brachetti, però mezza pazza che faccio tutto io, diciamo che comunque eh, affidarmi alle parole degli altri ogni tanto è complicato. Però quando sono scritte bene... Quando sono, devono Silvetici, essere scritte ehm. bene non sempre capita non dico delle cose che ho fatto ma magari nei provini ci stanno delle cose del tipo ehi, certo potremmo vederci all'occorrenza e dopo ma che cazzo sta a dire mm. cioè delle volte tu dici ma cosa, capito? quindi a volte non ti trovi però delle volte ci sono le persone più illuminate che ti dicono voglio il senso fa la tua certo, perché così eh, insomma il maschile singolare più... è stato così Bene. senti ma appunto il cinema è ah vedi c'è un messaggio che perché sono anche dei messaggi perché noi ah, c'è una diretta bellissimo, bellissimo film ma fine, fine ho pianto, fine ho pianto. Beh, anche sì. io è molto anche io eh, sì poi ci, sono... ci riassumono dei commenti fanno complimenti pazzeschi che bello vabbè, grazie vabbè, allora ehm, la... Il, il cinema però è, è nell'orizzonte cioè al di là proprio andando più proprio sui sogni proibiti insomma no? al di là del fatto che ti possono chiamare fare delle parti più o meno belle in cui ti senti più o meno dentro ma è una roba che tu vedi magari è un sogno che coltivi quello di fare un giorno il cinema ma come dici te cioè una roba ma tua. io sono partita così perché io lo dico con un mezzo imbarazzo, una mia amica, una volta, la mia collega mi ha detto: ah, Michela, mica farei quelle cose terribili, tipo provare il tuo discorso di vincere degli Oscar allo specchio. Sì, sì. Sì, cioè nel senso che io ho iniziato... Cioè il discorso ce l'hai già pronto nel caso. Sì, un pippone. Poi ho, vi... ho visto Maschile Singolare a al Torino all'Overs Film Festival. Vladimir Luxuria ci ha invitato, è stato pazzesca. E diciamo che e lì ero una pazza isterica. Cioè, Scusate, ma, sì, ma, sì, ma, sì, ma, sì, ma Non volevo dire quella cosa che ho detto, ma grazie. Cioè proprio ero mh, isterica. Però ti dico, io ho iniziato facendo volendo fare l'attrice io non sapevo cos'era la stand up comedy cioè io ho iniziato banalmente come tutti cioè, vedo il padrino secondo vedo la scena di Al Pacino che caccia il fratello quando muore la madre che sarebbe tu Alfredo non mi sei fratello non mi sei amico non ti voglio a casa mia quando vieni a trovare dimmelo vieni a trovare mamma dimmelo che un giorno prima che non vengo a un certo punto dico lo voglio fare quindi io sono partita con quello Quella è la scena proprio sì, sì, ci ha fatto lo switch. No, lo credo. Tu non te la rifaccio perché voglio troppo bene al Pacino <ride> che non conosco. Però <ride> gli si vuole bene sai, così. Eh, per beh, ma certo. Quindi, capito, io vedo quella, vedo il padrino, dico no, io lo devo fare. Però, insomma, diciamo che quando sono poi ho fatto teatro mi hanno un po' fatto capire che le ragazze come me potevano ambire solamente a stare in disparte, perché tutto il movimento della, non dico della stand up, ma del web, del farsi un po' da soli artisticamente, ancora era agli albori, c'era solo Will Wish come pioniere, no? E quindi praticamente. A un certo punto mi avevano un po' fatto capire che io e per come parlavo, anzi, una persona me lo disse chiaramente. Il fidanzato de della mia professoressa di edizione mi disse: Ma tu non penserai mica di voler fare la protagonista? Toglietelo dalla testa. Oddio, tu al Madonna. massimo puoi fare l'amica della protagonista perché oh, rassegna. così: cioè, mi disse, disse rassegna di tu, non potrai Se mai. Questo ambire. ti può consolare i Beatles eh, al loro primo provino alla Decca. Gli dissero: No, non avete nessun futuro, li hanno scartati. Alla, alla Decca? Poi sono andati alla EMI invece Hai capito? Ammazza c'è una palla di vetro Chiamatemi Paul McCarney, Chiamatemi Paul McCartney che No per la frase <ride> non, non, non avete futuro eh, eh, sì, Beh, e quindi cioè, era, no, cioè, la, mia, che succede, sì. la mia insegnante ma cioè... che brutto però che una Beh, che, una che perché, dica una frase del genere guarda roba... poi mi ricordo che a un certo punto però era tutta una tipologia perché mi ricordo che c'erano tutte queste mie compagne che erano obiettivamente magari più minute più gaggraziate che stavano così che sognavano e dicevano quando lavorerete io stavo così ah la cosa mi entrava e mi usciva e dicevo tanto io non lavorerò mai ma che mi frega di fare addizione, di fare gli esercizi ispirazione e invece poi mi ritrovo che non parlo dopo <ride> tipo un programma e, e quindi ti dico che questa cosa poi anche feci anche un altro stage eh, uno stage veramente drammatico e eh, che dove a un certo punto con condiscendenza una gente mi guardò e mi disse ma tu al massimo puoi fare film di Che Cozzalone come se fosse Grazie. una cosa di spregio, ci Metterei cioè, sette magari, firme certo. per fare film di Chezalone, magari. Quindi capito? È proprio è la mentalità proprio del della, capito. Ma, facendo natale di tutto questo, ma proprio te il sogno di fare un film tuo ce l'hai? No. no, adesso okay. no. Perché ti dico che non sono partita con questo film, con questo sogno? Cioè se trovo la storia sì. Potrebbe diventare. Perché una. secondo me c'è molto l'ansia di dire... Ehm, Uh, adesso io questa cosa mi è andata bene, quindi devo fare uh, il film. No, il film è un bisogna avere rispetto per i linguaggi No, no? ma infatti parlavo più di sogno, magari anche di stanza. Però dici tu ma, giustamente: uh, guarda, Potrebbe una succedere. serie mi piacerebbe il film se trovo la, la storia serie, giusta, sì, perché eh, io certo. penso sempre che ci deve essere un'esigenza dietro quello che fai. L'hai cioè, visto, The Friends, The Reunion? o non sei una sì, che un seguiva? Io un pezzetto l'ho visto, sì. Non eri una che seguiva, No, io Frenz lo sapevo tutta a memoria, dai, oh, fai perno, fai perno, fai perno, okay. sai quando Rossa si porta il, il, il divano, sì. Certo. Frances lo sapevo. Maria Nardelli, l'amica della protagonista ci scrive, tu, tu sei una protagonista. Oh, eh, grazie dai, Maria, molto... Ragazzi, e io da lì... Voi pubblico presente, fate il pubblico però, dai, un applauso ogni tanto, è così bello, sentite veramente, è così bello dopo. Eh, Dopo però da, da lì astinenza. io ho deciso di fare stand up, eh? perché a un certo punto mi sono detta, ma io non posso star a pregare che mi prende una compagnia una certo, scantinata a Fasso una notte da di me. mezz'estate, faccio da me. Allora, non possiamo non ricordare... A certo punto, però, eh, di Lolle non lo abbiamo parlato per forza perché insomma. E eh vabbè, lo so, dai, lo so, è so, giù. So, io sono so. qui anche per Tu Non per volevi, questo, dicevi, eh? dicevi: no non, è vero. no, non è vero, non l'ha detto. Ma insomma, devo dire: allora io approfitto pubblicamente. Ma credo di, che sia un pensiero condiviso perché è un po' di tempo che mi, mi lamentavo, come credo molti con gli amici, dicendo, Ma è un sacco di tempo che non si ride più. Parlo di cose televisive, anche film. Insomma, mh, mh, fino a qualche anno fa. C'era il film per cui si rideva, insomma c'era un po' di... Finalmente dopo, dopo un lungo periodo di assinenza io ho riso proprio con la pancia in mano, cioè mi sono, sono morto grazie, grazie a questa cosa di, di Lolla che abbiamo visto. Quindi intanto questo è un ringraziamento pubblico, ma penso, ripeto, di, di, di farlo a nome di tantissima gente, perché avete veramente riportato il sorriso in maniera fragorosa, non è che sì. non si ridesse proprio più, però ecco, in maniera così... così... Totale, così appagante come se fosse con l'Holler, non succedeva che da un bel po'. Quindi, che meraviglia, penso, no? aver fatto parte di questo gioco ma, assurdo eh, sulla terra. Ma io, genere. veramente, secondo me, a me me l'hanno mandato i nonni dal cielo, sta roba, dico, mo, sta roba, cioè, no, i miei nonni mi guardano, yeah, sai quelle cose. Però secondo me è stata una di quelle cose che è arrivata in un momento giusto, perché io un po' stavo impazzendo, ti dico sinceramente... Cioè in che senso? Beh, allora ti dico, obiettivamente questo lockdown ha molti... Tipo, sai quando quelle frasi del tipo nella casa del grande fratello il tempo è dilatato? Cioè è così, il lockdown per me è stato lunghissimo. E poi praticamente tra CCN che ho fatto l'anno scorso e CCN di quest'anno, i mesi di settembre, ottobre, novembre, dicembre... mi senta sembrati un incubo, perché ho detto ma qua sentivo che di non mettermi più in gioco, capito? E poi a un certo punto, eh, noi abbiamo fatto questa cosa a settembre, però non sapevamo che cosa stavamo facendo, perché è una cosa che nessuno viene, di noi non, lo sapeva, nessuno, perché è stata una cosa senza controllo, io poi sono maniaca del controllo, cioè con le gocce d'acqua, i testi scritti, io, io mi scrivo buonasera, io mi scrivo buonasera sui copioni, io mi scrivo buonasera. Non possiamo sono... confessare, tutto io quello scrivo... che stiamo dicendo sembra sì. una conversazione. È no. Tutto scritto, anche quello che dico io, cioè, Io mi scrivo buonasera, io... sono Michela Girò, infatti quando muoio il titolo del mio libro sarà Buonasera, sono Michela Girò. Racconti di gente che ha subito de... delle prepotenze e ne parlerà dopo quando so io morta. E... e quindi ti dico, nessuno di noi sapeva questa cosa. Quindi a un certo punto, quando l'abbiamo fatta, ci si siamo guardati e abbiamo detto "Oh, eh, speriamo bene", perché era una cosa nuova, però un po' parafrasando Kerouac, sperando di non fare errori, è un po' gettare il cuore oltre l'ostacolo. Cioè noi ci siamo buttati. E poi alla fine, oh, il montaggio è stato, ci hanno messo del loro, perché Amazon ha fatto tanto, ed eccoci qua. Quanti montati. giorni siete stati? Cioè quanto è durato Un giorno realmente? solo, la gara è durata un giorno solo. Un giorno? Un giorno solo, sì. Ah. Tutto quello che abbiamo visto in un giorno. Tutto quello ah, che avete visto in un giorno. Io pensavo, no, in poco, ma credo almeno 3-4 giorni. No, proprio no, un no, giorno. Ma ci hanno fatti neri, ma non avete visto Caterina Cuccianti <ride> sì, come stava. Bene. sì, sì, cioè, no, sì. Vabbè, Ciro, ma... Caterina e Katia stavano così. Cioè, Devo dire Katia... che anche se fosse stato tre giorni l'effetto stanchezza, però insomma, um, poteva anche andare per Ma un giorno. Un dalla giorno? Dalla mattina so, alla non... notte? Dalle. Eh, oddio, queste sono le classiche cose, non dirlo. Però dalla mattina alla notte, sì, sì, sì. Siamo bellissimo, entrati bellissimo. che c'erano, c'era dall'alba all'alba dall'alballano tantissimo. però devo dire è un risultato. Cioè, voi non vi renderete di quanto faceva ridere? Non, non vi Noi non conto lo sapevamo perché quelli di Amazon sono stati molto. Neanche a Fedez gli hanno mandato le cose perché Fedez diceva no, perché secondo loro io sono inaffidabile, lo faccio vedere. <ride> Quindi sì, sì, lui però devo dire a molto, non ci ave 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 avevano torto. Lui ha molto autocontrollo, però, eh. insomma, Beh, sa, lui, lui sa, è lo sa. L'unico lo... caso in cui lui ha fatto vedere il pezzo di Sanremo, è eh, pezzo Sanremo, sì, sì. Non è mai successo nella storia. Vabbè, una però storia. Però, insomma, no, veramente, cioè, lui ha detto, io me conosco, no, non me l'hanno dato. Quindi non, nessuno sapeva nulla, niente di niente, solo i montatori e gli autori. E quindi che succede? Che prima di LOL io c'avevo quest'ansia pazzesca perché chiaramente io dentro LOL sono un altro, io sono, ho cioè, proprio la, la versione di me, sono tipo Tazmania, capito? Blah, 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 cioè, tipo non faccio altro che bere, mangiare, ho un, un turpiloquio che è 10 su 10. Quindi praticamente prima di LOL mi arriva questo messaggio della matta che mi fa ricordati, LOL sarà il tuo suicidio artistico. Io, così, che già stavo in ansia, la blocco. Chiamo questa la... è emigrata, immagino. Quindi, no, io non vive mo... più in Italia. Ora, la sblocco, gli dico. E mi <ride> la attrappiare? Sarà il tuo suicidio. Sì, sì, che il tuo suicidio. Quindi, a un certo punto, io, così, chiamo la mia gente e gli dico: Katia. Fa una cosa, io spengo il telefono, io sparisco, tu ne guardi due puntate, sei decente, mi chiami. A un certo punto, vedo il telefono che inizia a impazzire e noi siamo esplosi, bellissimo. Ma te lo sei visto poi? Oppure... Io sì sì con Riccardo perché io dicevo non me lo voglio vedere perché io ho molta difficoltà nel rivedermi perché Tu te lo sei visto direttamente proprio in onda sì, cioè sì. diciamo cioè, senza quindi ma, sapere Ma cosa... dopo tanto io tutti l'hanno visto, io l'ho visto la sera mi sono guardata con Riccardo mi fa se vediamo LOL e lui fa e eh, basta con sta pagliacciata e <ride> quindi ce lo siamo visto perché io stavo veramente facendo la pagliacciata e io avevo, avevo molta paura di quello che avessi fatto e invece poi alla fine ho visto che insomma è piaciuto beh vabbè di più direi poi c'era questo Sì, se l'ha creato evidentemente anche per, per motivi sono anche Oltre al gioco, la tecnica, il fatto che insomma, quello che è stato pensato, il format, quello che vuoi. Però poi, come sappiamo tutti bene, ci sono delle alchimie eh, che si creano. Sì. No? Quindi c'è stato anche quello, sicuramente, perché almeno quello veniva fuori, un, sì, sì. un gioco perfetto tra di voi. No? È un, un bel lavoro di casting, eh? un bel lavoro di sì, sì, di, sì. Insomma, mischiati benissimo, perché alla fine sì. c'era un po' tutto, diversi toni, e soprattutto faceva morire. Il gioco, vabbè, quello è un gioco vecchio come il mondo, ma insomma, lo, lo sforzo di non ridere che faceva di tutti, no, quella era una cosa irresistibile. irresistibile. Era e forse invece... la cosa che, è vero? Che ma ma, ma quando Lillo mi ha fatto il mio profilo migliore? Io l'ho visto e ho fatto... Perché ma... Ma sei matto? Io gli ho fatto, ma io così, proprio, detto, ma che sei matto? Cioè, capisci? Certo, buco, per poi c'è tutto meglio, eh, arriva. Tutto serio. Sì. E noi così cioè io così dico "Dio, aiuto, ce la facevo più", capito? Una cosa assurda. Fantastico, si rifarà? Sì, si rifarà, non con noi. A ah, me ogni tanto penso, io in treno, una volta una mi fa "Senti, ma lo rifai l'all 2". Io ho detto "No, Dio che aiuto, no. Non si può rifare perché ci sono delle regole, cioè tu non devi sapere nulla, non ah, devi okay. sapere non, chi sono le persone che lo fanno, ah. cioè psicologicamente ci sono Proprio delle, delle condizioni per cui tu devi arrivare. Eh, Questa non era una finta, era vero. Tu sei lì non sapevi che non no. gli altri. No, ah, ragazzi. Io ci tengo a dire una cosa. Eh, lo so che tutti quanti: tipo uomini e donne, ma veramente loro si corteggiano nella vita. È tutto vero, il LOL. Cioè anche a uomini e donne, eh? non me, alzo lo metto in dubbio, non mi metterei cioè, mai cioè, contro. Non lo sappiamo, capito, non insomma. mi metterei mai contro Vai, Maria, eh, cioè. Santa. però. Io dire... sono sotto querela, io posso dire invece. Ma querela con chi? Con Dalla, uomini e donne, No, no, no. Con oh, Madonna, perché. Vabbè, ma adesso sono è poi me lo dici. Ma poi parliamo dopo. Sì, Oddio, sennò. vabbè. Eh, Bene, perché... querela <ride> Tra l'altro sì, bevo, bevo, ci vorrei... era stato promesso del bianco qui su un bicchierino, un calice di bianco sul palco, non è arrivato. Eh vabbè, non è arrivato, cosa... arriverà all'oppio. <ride> e... Quindi era, era, era tutto vero? Cioè, tutto, cioè tu io per, lo meno Lino, per me, io non sapevo Cino. che c'era nessuno, io come una matta facevo i conti per vedere secondo me c'è questo o quest'altro, però ti dico, alcuni me l'aspettavo, altri quando sono entrata mi ha preso un colpo, stavo morendo, stavo malissimo. Sì, come facciamo? Beh, sì, io, noi, io quando è entrato Elio col quadro, eh, ho detto, io, io volevo, Basta, girarmi, subito, volevo girarmi alla camera e fare cioè capito, e vatipo Cos così mi faccio eliminare fa, subito. subito ma sì, sì. senti ma eh, possiamo parlare un po' del mignottone pazzo? E parliamo di de... eh, dai, su per forza. Per... Ma te ha chiesto, cose... questo te l'ha chiesto De Gregori? <ride> esatto lo vuoi rifare, sì. ma perché non gli chiedi Francesca? Dimmi un po'. Mignottone pazzo. <ride> Dito, pensa che bello. Guarda, il mignottone pazzo è stata un'idea, devo dire la verità, perché non si parla mai delle persone che stanno eh, fuori dall'ambiente. Cioè ci siamo noi che ci mettiamo la faccia, ma noi siamo aiutati da tante persone. E praticamente che succede? Che io stavo lì, a un certo punto arriva giustamente insomma il regolamento di Amazon, arriva l'avvocato e mi dice tutti i temi, di cui, su cui noi giustamente non possiamo fare battute, perché sulla stand-up c'è una... Non era, era in generale, insomma, noi della stand-up abbiamo un po' una comicità forte. Lei lo diceva per tutti, in generale, a un certo punto io e lui gravena, se guardiamo prendiamo i nostri bonologhi e facciamo così. Cioè li buttiamo, tipo, ciao. Quindi, però, diciamo che ehm, a un certo punto stavo lì, dicevo Katia, che faccio, che non faccio, faccio cuccini, faccio la psicopregna, lei mi guarda e mi fa no, fai il mignottone pazzo e io dico ma dai ma io non l'ho mai fatto perché fa parte del mio spettacolo che io che è stato ucciso dal covid no? quindi dico vabbè una cosa e un'altra dico vabbè l'ascolto vado sul palco e faccio questo monologo di fronte a tutti i colleghi che non ridono, quindi esattamente quello che ho provato i primi, il primo anno della mia carriera e... Vi assicuro, è veramente come non, non so, una visita dal, dal proctologo. È una delle cose più brutte del mondo fare un monologo nel gelo. E però a un certo punto io dico: senti, io sto qua, mi butto e faccio sto mignottone pazzo. Vuoi sapere la sua genesi o vuoi sapere perché? Vorrei poi... Vorrei anche sapere la Genesi. La genesi è che mi dispiace dirla di fronte al mio fidanzato, ma legata insomma lui lo sa, sente questa storia è legata al mio ex io praticamente vengo lasciata e la sera prima di girare maschile singolare quindi io faccio maschile singolare che a un certo punto dicevo azione Champions! quindi <ride> faccio tutto il tempo così <ride> dico, eh, col poro Edoardo Valdarnini Dennis biondo che mi consolava con la mutanda col culo dei fuori che stava così quindi diciamo che da lì che succede che a un certo punto mi dico tu mi hai lasciato, ma vedrai che te ne pentirai di quello che hai fatto, <ride> e inizio a postare tutte le stories del tipo, mm, chissà con tanta code. oppure che ne so, tipo, poi una volta è piango, cioè, quando non ritorni ed è già tardi e fuori è buio, oppure che ne so, la morte di Mara così, così, e a un certo punto inizio a fare, mi guardo da fuori, mesi dopo, e dico ma per quale motivo, uno che ti ha mollato dice oh Francesco, no scusami, eh, eh, te ti devo lasciare perché c'è Michela che sta a fare il pazzo su Instagram. Io non posso resistere a sti gridi di aiuto di Albatros Cabuli mia. Io assolutamente devo, devo, devo tornare da lei e io mi sono detta, ma che volevo ottenere con sta roba pietosa, con questa cosa, capito? cioè Oh, un applauso all'alcol. Oh, grazie, grazie. Oddio, perdonami, che grazie, io sono. Grazie. E, e quindi diciamo che Cin eh, al, al tuo spettacolo. Oddio. Yeah. <ride> Prudentemente l'ho fatto apposta. Far arrivare alla fine, che se arrivava all'inizio, non, so, che, eh, capito. non so, così, so, più o meno. Voglio dire una cosa su Maria De Filippi, no, no, quindi no, grazie, grazie, grazie. Allora, a proposito di, di quello che si può dire e non si può dire, allora. Eh, eh, questo è un tema, tra l'altro, oggi <ride> al di là, okay. no, 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 è una domanda tranquilla. Ah, ok. No, no, eh, sei una donna è speciale. E eh, lui? E lui? No. Sei una donna speciale. Eh, oh, grazie. Sei una grazie. Donna speciale. Eh, eh, il, oggi, al di là del, del tuo lavoro di, di stand up, ehm, il tema quello che si può dire, non si può dire, è di attualità stringente, perché poi eh, la comunicazione di oggi tutti possono comunicare dovunque, i social, eccetera, è diventato, nel caso. Un po' deve far parte forse no del tuo lavoro, c'è cioè, un po' di irriverenza di uscire del binario, no... ma qual è il confine? Cioè si può ridere, prendere in giro tutto? Ma proprio tutto, ma guarda, è una domanda che mi fanno spesso, eh, eccolo là io ve lo fatto. tutte le Ti domande dico: no, questa cioè è l'unica, è l'unica. Adesso non ho mai fatto un'intervista così. Fantastico. Riccardo lo sa, beh. poveraccio, tutte si è fatte, però, eh, una, le interviste uh, mie, però, eh, però una domanda ehm, è... No, perché poi uno. <ride> no, anche però insomma. Ah beh, beh, però una domanda inevitabile, diciamo. No, cioè, vabbè, cioè... nel senso guarda, eh, io ti dico parlo poco di comicità perché per me la comicità è come il sesso, se. Se ne parli non lo stai facendo quindi quindi dico usatela per questa ragazzi usatela no per dire guarda eh, la regola è sempre se c'è una regola parla di quello che ti riguarda e se tu parli di quello che ti riguarda non hai confini perché poi la gente lo sente cioè io per esempio c'era un mio conoscente che faceva un monologo sul cancro, tu non è che storci il naso perché parli di cancro, tu storci il naso perché ne parli in maniera gratuita, cioè se non è un'esperienza che tu non hai vissuto, fare battute fai il bullo, cioè nel senso, ma cioè, è quello il confine. Capito? Cioè c'è un vissuto che ti autorizza in un certo Secondo senso. Me a, sì, a poter... però poi ognuno fa quello che vuole perché alla fine della fiera poi qui potremmo aprire, sono solo parole per quanto riguarda delle battute, capito? Sono delle battute, però dipende perché innanzitutto c'è una cosa da dire una cosa che purtroppo oggi si fa con tutto quello, i mezzi che ci sono, è che si decontestualizza tutto. Le mie battute, che hanno, sono un po' forti, io preferisco sempre inserirle all'interno del... del monologo di stand up perché se tu ci pensi, pensa a quanti livelli ci sono prima di tutto ci sono le persone che sono venute da me, uno e io non gli sto facendo una violenza secondo poi io sto facendo cioè, ti hanno scelto, mi quindi. hanno scelta, okay. quindi hanno scelto quel tipo di hanno comicità hanno anche pagato un biglietto non è, sì ragazzi, c'è cioè da dire pagate, oh, eh, io ci vivo e, capito? quindi hanno pagato un biglietto scelgono quel tipo di comicità poi a un certo punto io inserisco il tutto all'interno di un discorso che ha un inizio, un centro e una fine, e all'interno e poi abbiamo stabilito un legame con il pubblico per cui c'è un tacito accordo del qui ed ora che è una magia che si esaurisce nel momento, nel, nel, nel teatro, è proprio la magia del teatro. Non è che poi uno esce e prende cioè c'è un labile confine tra la battuta e l'offesa, capito? Una battuta che si è stata indurata. Fino alla fine ha detto ma questa forse no, poi invece l'hai fatta. E, e non ti sei pentita? Stiamo parlando del mago che non è il mago Zurli. Stiamo parlando di quella. Ma guarda, una, io ogni tanto ti dico, la cosa, ecco, una delle cose di essere molto nota al grande pubblico mi ha un po' sconvolto questa cosa qui, perché io sono abituata, ma lo sentite, a fare battute di, di, di continuo, però è chiaro che dopo LOL, avendo avuto questa forte popolarità, all'interno delle interviste vedevo che venivano estrapolate e poi diffuse al World Wide Web e dicevo, oddio, ma io non ho detto niente, cioè per me era niente di che. Perché io ero abituata a stare nel comfort della mia stand up dove era un contesto, capito? Michela, non è più così adesso. Non è più così. Non Infatti, più io così. ho deciso di, di tornare al mio, mio lavoro, che è la modella di intimo. <ride> che insomma, che è giusto. allora che Grazie di esistere, sì. mi rallegri la vita. Poi, invece. Madonna mia, Toni! Eh, però tu spero le... che la tua vita ci sia. Allora, ma altro. poi Matteo Morelli mi scrivere tu le coliche. Fine, forse manca, ah, no, ecco, ecco tu le coliche Ferrari e, v e, vabbè, e poi Allen a questo punto aggiungi. Becchiara, Becchi Chiara, Becchi la mia collega. Ah, sta facendo un elenco del Rabone, poi um, dice tutti, l'undini, vabbè, tinti. Okay. Ma non esageriamo. No, fa, fa, e fa, quanti, belli. Eh. Fanelli, ah, ah fanelli, fanelli. fanelli perché, fabelli, perché, stanno, eh. perché non è il messaggio dietro, lo stanno riscrivendo ah, per noi, okay, okay, magari okay. fanelli, si può parlare, vabbè, tanto mentre lo completano. Sì, già, sono, insomma, sono stata in dubbio perché ti dico, la, cosa, la mia regola è Ma la gravità... la battuta? Com'era com la battuta? Ma che mi vuoi fare se, fa, se fa amico delle guardie? No! No, perché poi hai deciso di farla, no? Quindi, ma là, stai vedete? scherzando, eh. ma domani a me Morgan me querela. Io già no. ho l'ansia di essere definito <ride> su un titolo del tipo il mignottone pazzo, colpisce ancora questa sì, sì, volta, sì, sì. <ride> no, nel senso, eh, ma mh, alcune troppo tanto forti io non mi, sono, non mi sono mai autocensurata mai ti dico la verità. Mi, mi sfastidia quando poi, delle volte poi sul web magari degli estratti circolano, quello un po', io non metto mai niente sul web. Perché poi sul web ognuno prende le cose e ne fa un uso improprio e invece la mia comicità, so. che raggiunge dei picchi molto duri, io voglio che sia una roba per chi la vuole, cioè non che a un certo punto. Non la vuoi imporre a nessuno? No, 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 no. È una scena. Certo. Io faccio tanto. Guarda, scusa, di perché alla fine del messaggio lungo che stanno dicendo c'è la domanda, l'elenco che questa domanda. Si, si può parlare... parlare di una nuova scuola romana di comici? Ma ormai vecchia, sono sei anni, ragazzi, che noi stiamo atti <ride> la calzetta, eh. a me fa ridere che fa comica Emergente, Madonna mia, tra poco ci vorrà. Beh, 40 però può darsi. Può essere vero, adesso, però, è il momento, no? vedi lundini. Ti sì, eh, sì, no? sì. cioè, però... è tanto tempo che lavoriamo. È tanto tempo, insieme. però, magari adesso sì, sì. è il momento in cui state uscendo fuori. Molto. Quindi... Beh, sì, la scuola, però, ti dico, l'ambiente di Roma è un ambiente molto duro. Perché a Roma c'è quella che io ho coniato da poco, cioè, oggi l'ho scritta, pensate. Che la scritta, detta... scritta per noi? L'ho scritta per voi. Detto stasera dico da Gino, vediamo se mesce come definizione, c'è cioè, la cosiddetta romanella, la romanella che cos'è? È la sindrome del lo so fa pur io, che è quella, che è la frase che ti dicono quando si approcciano, oh, amiche ho visto quello che hai fatto, pensavo fosse una cagata, invece... E quell'abile confine tra pensavo fosse una cagata invece è la classica situazione di chi si siede, giudica e col fatto che avvicina delle persone della sua città che hanno i mezzi che ha lui, si sente di dire sì vabbè ma tanto questo, solo che tra noi e loro c'è un abisso perché noi se fanno un culo così, noi comunque facciamo i provini, ci mettiamo in gioco e invece la sindrome della Romanella, del tanto lo fa pure io, ti impone di La stare Romanella. sempre più sempre più hype, cioè tu devi sempre veramente oltrepassare eh, i tuoi limiti perché sai che la persona che c'è è una persona che magari ha già visto quello che hai fatto, ti giudica e anche perché, parliamo se chiaro, quando noi abbiamo iniziato a fare stand up, magari in contemporanea avevamo Battista, Brignano, ma tu perché devi andare a vedere noi quando hai altri comici professionisti? Quindi quando tu ti batti in una scena così feroce, eh, poi alla fine ne siamo usciti con la, con la tigna. Bene, allora temo che fra un po' ci tolgono cioè, le luci perché ci stiamo andando avanti molto. No, ma anche perché, ehm... perché sennò io entro in menopausa perché sto <ride> molto caldo. <ride> eh sì, 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 anche io, le luci sono, sono fortissime, fa caldissimo, però insomma, dobbiamo avviarci la chiusura. però ancora qualche cosina io ho voglia di chiederti. Allora, um, uh, un paio di domandine un po' personali, nel senso proprio, intanto Attenzione. scusa la. Tutta quella, quella passione per l'arte, no, non l'hai portata o ah, lo, non lo farai? Ah, non me dire, cioè... mi fai tanto male. Guarda, no, me lo, no, me volevo, lo dico volevo. sempre, io vorrei tanto eh, cercare di recuperare... Che immagino sia comunque un mondo, una zona della, sì. della, che, che, che fa, fa parte di te, no? della tua storia. Quindi ci hai rinunciato, ma non potrebbe... Ma rientrare. sai, il sogno della mia vita è fare un programma di storia dell'arte... E infarcirlo di stand up, che bello. capito? Esatto un, po', esatto, un po' la cosa che fa eh, Barbero, però con più tette di fuori. Quindi diciamo <ride> che. Eh, eh. E poi, ecco, Barbero, ma perché non mi fai parlare Sai che spinosso? fare la storia dell'arte con un, una chiave un po' più comica sarebbe forse A me piace, una bella cosa. È un sogno. Poi, invece, al di là delle cose che, abbiamo, che possiamo immaginare, perché le hai raccontate, un'altra cosa che ami al mondo pazzamente, oltre il tuo lavoro, oltre le cose che sono un po' uscite fuori. Un'altra cosa che amo pazzamente, uh, Riccardo. <ride> eccolo, eccolo qua. Riccardo, c'hai ecco la responsabilità di anche riscattare un po' il mondo di noi maschi in questo momento. <ride> Esattamente, anche perché il nostro mondo sa un po' in questi, in questi tempi un po' come dire, un po', un po', un po giustamente come dire, un po' svalutato, quindi sarebbe bisogno di allora. Ehm, ah, ecco, questa eh, no, questa è l'ha allora, fatta una, una ascol spettatrice, ascoltatrice, non so come neanche come chiamarla perché stanno seguendo su delle dirette. Michele, per quanto riguarda i social, come reagisci agli haters male? Male. Malissimo. In maniera assolutamente puerile, immatura. Sì, io ecco, ne parlavo. Questa è una roba a me mi manda i matti perché cioè, ne parlavamo che ci siamo incontrati. Sì. Io sto cercando di fare una campagna invece per dire che bisogna eh, annullarli nel senso di non dare importanza agli eters perché sono come un automatismo malato del meccanismo che ci sono comunque, no? Per cui tu dici. Che bella giornata oggi sarà lo stronzo che dice sotto è eh sì, Mona, bella giornata certo per te però no. <ride> per me però ecco <ride> allora visto che è, è un piatto. po così credo che mi una certa parte uno. specialmente chi ha il ruolo eh, di quelli che insomma che è in vista così deve credo una, una speranza un suggerimento imparare un po a, anche se mi rendo conto che è difficile eh, a come dire, a renderli irrilevanti, Ma non guarda, dipende, eh. che... Allora, la prima cosa da fare, ti dico perché è una cosa che ci ho parlato. Io ho dei gruppi interi di persone che mettono la mia foto e. Oh, scusate, mi è accaduto. La mia foto o i link delle mie notizie sotto mi scrivono di ogni. E la cosa bella è che a un certo punto tu gli rispondi, e loro ti dicono: Ah, ma questa è ironia! E eh no, non è ironia, sei uno stronzo, sei un pezzo di perda, cioè, capito? Quindi ti dico: secondo me la, la prima regola ti, ti, ti parla la Michela Sana, perché la Michela eh, non sana è. Cioè la prima regola è che gli devi rispondere se ti diverte. A me alcuni divertono, perché magari certo. a un certo punto eh, sono quelli che ti scrivono quelle robe del tipo raccomandata... Oppure eh, un altro ma scritto, aspetta, ehm, certo, che, aspetta ehm, certo che ci auspichiamo, te lo potevi anche risparmiare. Gli ho detto che è, ho offeso Vabbè. tutti gli ci auspichiamo, e eh no, gli è ausp auspichiamo. Cioè, Quindi capito, alcuni sono... Offendono la cosa è che chiaramente, purtroppo, la grande regola è che vanno ignorati perché sono persone che nella vita non ti verrebbero mai a dire quelle cose. E nella misura in cui tu gli dai corda e gli rispondi, gli dai tu il consenso di avere a che fare con te. Perché poi a un certo punto pensi: Ma tesoro mio, ma io ci ho fatto anche un video su questo: i video di persona eh, di Marina Rinaldi. Se la tua vita è quella di sta a parlare della mia taglia, del mio, mio peso, di quanto ti faccio schifo, ma tu nella vita che fai? Cioè questo è quello che... È e quanto vivi male poi, no? Se poi no, è che fai sai... nella vita, cioè, Infatti. capito? Fai allora arrivano fatto. messaggi, Lady Borderline dice psicofrenia, forse... I miei fan, Lady eh, Andrea Magnoni vedi, conferma, ma sono d'accordissimo, bellissima idea l'arte raccontata eh, da te. E allora che le reti mi prendano, signore. Eh, eh ma che è vero che è una bellissima idea. Che dire sono con un enorme dispiacere, ma credo che dobbiamo chiudere perché sennò, se sennò no si un po' arrabbiano. Anche qua all'officina <ride> hanno detto massimo, ma proprio un'ora. Ma se proprio vuole esagerare, siamo già molte, molto, oltre il limite. Anche perché tra un po' così continuiamo a bere, poi ciao. Insomma, non certo, diciamo fa qua, almeno io. Mi raccomando, <ride> allora prima che, che, che perdiamo il controllo di questa. Eh, conversazione fantastica, io sono molto grato. Devo dire è stato un piacere enorme perché eh, ho coltivato in questi giorni nell'attesa una sincera curiosità. Proprio avevo proprio voglia ah, di, di sentire. Oltre un po' ce l'avamo incontrati, abbiamo parlato, ma insomma mi era aumentata la curiosità. Quindi avevo proprio ehm, voglia, desiderio di, di ascoltarla. Quindi grazie perché è stato molto appagante. Spero anche grazie per voi. A te. Allora grazie all'officina Pasolini che ha creato questa occasione, grazie soprattutto a Michela grazie Girò, l'appuntamento è in teatro per quelli che sono di Roma, Villada, gli altri cercatevi le date perché ora non ce le ricordiamo tutte, ma insomma in giro per l'Italia, come si chiama lo spettacolo? La verità, nient'altro che la verità, lo giuro. <ride> Michela Girò, grazie davvero. Grazie. Oh, grazie. Applausi. Grazie mille.